Buongiorno, buongiorno a tutti. Riccardo Di Gasparro, come sempre, ad illuminare le vostre giornate nel mondo del network e non solo, perché ovviamente Di Gasparro illumina a 360 gradi. Allora, lasciami pavoneggiare in diretta internazionale qui, per favore. Arrivano commenti dai piani alti. Ok. Allora, aspettate un attimo, oggi tanto dovete connettervi, buongiorno a tutti, oggi argomento interessantissimo, perché così tanti incompetenti a volte hanno successo e quelli che sono invece competenti non ce l'hanno, non raggiungono il successo. Parleremo anche di sicurezza in se stessi e tutte queste cose qui. Quindi è un video training questo di Riccardo Di Gasparro, un incontro online molto importante. Taggate i vostri distributori prima che sia troppo tardi, perché io tra una manciata di secondi inizio. E come sempre lo sapete, chi si è visto si è visto. Io devo andare avanti, show must go on, ok? Stamattina ho avvisato. Tra l'altro, buongiorno a tutti, di questa mia live, di questo incontro online, solo nel post che ho programmato per le 9, quindi insomma non l'ho pubblicato anche nella community piuttosto che nel canale, come messaggio nel canale Telegram. Sapete che a volte lo comunico, a volte no. Stamattina vado particolarmente di fretta perché appena finiamo il nostro incontro online devo fare visualizzazione di un certo modo, ok? E poi devo anche allenarmi e sono già le 10:30, quindi devo darmi una mossa. No, oggi però ho l'allenamento di un'ora. Ho l'allenamento di un'ora, quindi faccio prima. Vabbè, in ogni caso non è che possiamo prendercela comoda. Ciao Nicolas, buongiorno. Ciao Gabriele, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, che è sta roba Forbes? Mi raccontate, i robot ci ruberanno il lavoro. Chi vi ha raccontato che i robot ci ruberanno il lavoro si sbagliava? Sì, come no? Vedete, Di Gasparro mette in dubbio adesso un post uscito 10 ore fa su Forbes Italia. Non è perché è Forbes, allora dovete bere tutto quello che dice Forbes. Dovete sempre analizzare con la vostra testa tutte le informazioni che vi arrivano dal mondo esterno. Ok? Fatemi controllare un attimo, sì, 2 minuti e 46. Ciao Katia, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi argomento quindi interessante. Parliamo un attimo di sicurezza in se stessi, perché vincono gli incompetenti? A volte perché i competenti rimangono indietro? Allora, ci sono diverse motivazioni, però è un po' il discorso che vi ho sempre fatto e che abbiamo sempre fatto sui laureati, che purtroppo non fare scherzi, nessuna connessione internet, rompere le palle, cioè veramente mi incazzo poi, cioè, che è sta roba? Io vedo tutto che va alla perfezione, anche dal telefonino non ci sono problemi, allora, sì, no, qui è tutto a posto, sia il wifi attivo che la mia connessione in LTE a 100 miliardi di chilometri orari, quindi non facciamo scherzi. Comunque, stavo dicendo, nel frattempo che mi si carica Facebook, come sempre io mi metto la schermata, sapete, per controllarmi l'orario, vabbè, lo vedo lì, 10:31, ok? Perché non mi va di cliccare poi sul telefonino lì. Allora, è un po' il discorso che abbiamo sempre fatto anche sui laureati. Ciao Angelica, buongiorno. Anche sui laureati che lavorano da McDonald's, perché ci sono, tutto rispetto ovviamente, Di Gasparro non vuole mai mancare di rispetto a chi lavora nei fast food, ci mancherebbe, sono lavori dignitosissimi e anzi molto più sicuri di tanti altri. Ok, quindi andiamo piano con i ragionamenti. Comunque, è un po' il discorso questo qui che vi ho appena detto. Cioè, alcuni laureati, cioè perché c'è il laureato che lavora da McDonald's e il laureato che invece prende 5K al mese, 10K al mese o quello che è? Cioè, se hanno studiato le stesse identiche cose, perché uno non ha successo e un altro invece ha successo? Pensateci un attimo, abbiamo studiato le stesse cose. Magari nella stessa identica scuola abbiamo appreso le stesse nozioni, sappiamo tutto uguale, però quello guadagna di più, quello guadagna di meno.
ci sono diverse motivazioni. Una di queste è sicuramente, che è tra le più importanti in assoluto, è la sicurezza in se stessi. È la sicurezza in se stessi. Ciao Fabrizio, buongiorno. Vedo che state già taggando Miriam. Buongiorno Miriam. È la sicurezza in se stessi. Se volete avere successo non solo nell'industria del network marketing, ma a 360 gradi, nel mondo dell'imprenditoria, volete aprirvi un franchising, volete fare quello che cacchio vi pare nella vita, volete trovare il partner giusto per voi, dovete sempre puntare sulla sicurezza in voi stessi. Voi, quanto siete sicuri in voi stessi? Quanto siete sicuri in voi stessi? Quanto credete in voi stessi? Quanto credete nelle vostre capacità? Questo è fondamentale, perché poi magari voi siete delle persone che ne sapete molto di più di tanti altri. Sicuramente c'è qualcuno tra di voi che si sente un po' frustrato da questa cosa, no? Io ne so di più di quello, perché quello ha successo, io no? Perché molto probabilmente quello incompetente che invece ha vinto riesce a battere tutte le vostre competenze di qua e di là solo grazie a un'enorme sicurezza in se stessi. Un'enorme sicurezza in se stesso. Quindi è molto importante che voi ragionate, imparate ad andare verso quella direzione. Voi dovete avere sicurezza in voi stessi. Nel mondo del business e del network marketing, peggio di peggio. Cioè voi non potete mancare all'appello della sicurezza in voi stessi. Quando parlate, aprite la bocca, ogni parola che vi esce dalla bocca deve essere totalmente focalizzata, deve essere totalmente a senso unico. Cioè non potete avere dubbi, incertezze e dire le cose a metà, non potete avere un atteggiamento mediocre, non potete essere delle persone mediocre dal punto di vista della sicurezza in voi stessi. È per questo che poi ci ritroviamo magari aziende capitanate da incompetenti, da incapaci, e i competenti, quelli che veramente hanno competenze di quelli là, stanno sotto ad aspettare questi incompetenti che decidono, perché i competenti non sono sicuri loro stessi quanto lo sono invece gli incompetenti. Cioè questo è un problema grave, è un problema molto grave. Tra l'altro, ripeto, è uscito un articolo su Forbes Italia. Cioè vanno avanti nel mondo del business, ma a 360 gradi, qualsiasi tipo di attività, non solo il network marketing, tutto, vanno avanti quelli che credono fortemente in loro stessi. Voi quanto lavorate sulla vostra sicurezza in voi stessi nel quotidiano? Che idea avete di voi stessi? Questi sono ragionamenti troppo importanti, che non potete non fare, non potete lasciar stare, cioè, capito? Non hai imparato a vendersi, imparare a vendersi, certo, poi ci sono, tra l'altro bisognerebbe acquistare anche dei corsi, da questo punto di vista io vi spingo molto poi in formazione, lo sapete quanto spingo, comprate, non solo da me, dico comprate nel mondo della formazione, più comprate meglio è, cioè dovreste comprare almeno 5-10 mila euro di corsi all'anno, ma i soldi di qua e di là, raga, trovate il modo, almeno 5-10 mila euro all'anno per iniziare sulla vostra formazione dovete investirle, che poi sia raggiungere un seminario in Francia, in Spagna, in Giappone o quello che è, uguale, ok? Il budget deve essere più o meno sempre quello, ma frequentate incontri, cioè frequentate corsi di qualità, formatevi, lavorate molto sulla sicurezza in voi stessi. Questo influisce anche quando la sicurezza in voi stessi influisce anche quando parlate in pubblico, quando fate i one to one. Quando parlate in pubblico, siete in meeting o fate webinar online, o addirittura ancora peggio, quando fate i one to one, è un gioco di personalità. È un gioco di chi crede di più in se stesso e di chi crede di più in quello che sta dicendo, in quello che dice. È incredibilmente importante, voi non potete immaginare quanto questo influisca sulla vostra vita e sul vostro successo personale, non solo. Cioè solo questo piccolo dettaglio, se lo portate al massimo, cioè ragazzi, svoltate. È pieno di incapaci, veramente di incapaci seriali, cioè persone che proprio non sanno fare un cazzo, cioè proprio niente,
ma che credono talmente tanto in loro stesse che riescono ad attivare poi la legge dell'attrazione ed attirare i risultati desiderati, che riescono a superare le persone che invece sono competenti molto più di loro, ma che non credono in loro stesse. Ciao Jacopo, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao Alessio, buongiorno, buongiorno. Fabrizio, i campioni sono pieni di dubbi, i coglioni sono pieni di certezze. Anche questo è vero, anche questo è vero, assolutamente. Però dipende dai dubbi che si hanno nella testa. Magari, cioè, di certo i campioni non possono avere dubbi in loro stessi. Roger Federer, per esempio, che tra l'altro mi sembra ne hanno parlato anche su Forbes, pure di questa cosa qui. Roger Federer, che è uno dei più grandi, se non il più grande, tennista della storia della galassia intergalattica, ok? In un'intervista che ha rilasciato, una delle ultime interviste che ha rilasciato, ha parlato proprio della sicurezza in sé. Lui l'ha proprio detto. Io, se sono riuscito a diventare il miglior giocatore di tennis di tutti i tempi, è proprio perché io sono riuscito a credere veramente in me stesso e nelle mie capacità, nella mia forza. Ma questa sicurezza, questa grandissima sicurezza, questa sensazione di sicurezza, la potete trovare in tantissimi campioni, in tantissimi imprenditori di successo. Cioè, che piaccia o no, Silvio Berlusconi, dal punto di vista imprenditoriale, per esempio in Italia come Flavio Briatore, cioè tutti questi personaggi sono sempre stati talmente tanto sicuri di loro stessi che sono riusciti a costruire poi gli imperi. Poi non sto parlando sicuramente a tantissimi di voi. Silvio Berlusconi sarà sulle palle, cioè, perché è un soggetto particolare di quelli di là, però nessuno può mettere in dubbio che Silvio Berlusconi ha sempre dimostrato di avere una sicurezza in se stesso gigantesca. Cioè, è a tutti gli effetti uno dei più grandi imprenditori della storia d'Italia. Quindi, se voi non siete sicuri in voi stessi, è un problema veramente grave. Cioè, non potrete mai avere successo. Dovete essere maschi alfa e donne alfa, ok? Maschi alfa e donne alfa, ragà, è così. Ma io non sono quello che più di tanto esce fuori di qua e di là. Venite mangiati vivi, vi mangiano vivi. Maschietti che state lì dietro le quinte a menarvela perché per un motivo o per un altro, però non lo so se faccio questo post, non ho paura di uscire, ho paura di dire. Sappiate che sarete divorati molto presto da qualche maschio alfa che si accorge della vostra debolezza e vi mangia vivi. È così. Il mondo del business è questo. Se volete entrare nel mondo del business, metterci tutti i piedi possibili immaginabili. Fabrizio, tra l'altro, è un imprenditore della Madonna. Al suo studio odontoiatrico, fa delle protesi per i denti allucinanti. Te, Fabrizio, sei uno dei più grandi mostri, penso, in circolazione da quel punto di vista. Provate a chiedere anche a lui a livello imprenditoriale se ha dubbi su quello che lui fa. Cioè, provate a dire: ma tu hai dubbi quando fai una protesi a qualcuno? Cioè, c'era Fabrizio connesso fino a poco fa. Quando fai queste protesi, le cose, mo Fabrizio, abbi pazienza, sono sbagliato a dire qualche termine di quei termini, non sono esperto, ma tu hai qualche dubbio? Cioè, quello Fabrizio vi risponderà: no, non ho nessun dubbio, so perfettamente quello che vado a fare, lo faccio meglio di tantissime altre persone perché io so benissimo quello che sono e ho studiato perfettamente tante cose e quindi devi venire da me. Cioè, lui vi risponde così sicuramente. Cioè, è matematico che vi risponde così. Stesso discorso per le donne, che sono un po' così, rimangono un po' nel loro angoletto, hanno paura di uscire fuori, hanno paura di farsi vedere. Nel mondo degli affari, della vendita, la timidezza dovete lasciarla a casa. Non funziona essere timidi in pubblico quando parlano. Non esiste il leader timido. Non esiste la donna che comanda, utilizziamo termini un po' estremi, anche se nel network non è che funziona proprio così, però per farvi capire, non esiste donna che comanda, che non crede in se stessa, che non sa, che non conosce le sue potenzialità, il suo potere. È
così. Non potete stare lì a fare quelli a metà. Quindi quanto credete in voi stessi, donne e uomini che state guardando questo video di Riccardo Di Gasparro? Cioè, ve li siete fatti un po' di conti con voi stessi? Perché non basta conoscere nel dettaglio tutta la tecnica, tutto il piano marketing e come si risponde alle obiezioni. E come, che cacchio ne so, si fa un evento, piuttosto come si parla, come... Non basta questo. Non vi basterà. Nel mondo del successo, della crescita personale, dell'imprenditoria fatta a certi livelli, tutte le competenze non vi bastano. Dovete avere un mindset, una psicologia, un credo in voi stessi altissimo. Perché è pieno di persone che non vedono l'ora di venirvi a spezzare le gambe. Ragazzi, è così. È pieno di persone che non aspettano altro di vedervi in ginocchio un attimino per venirvi a dare la bastonata definitiva e per passarvi sopra. Il mondo degli affari è questo. Come quelli che cercano di vendere l'industria del network marketing come tutta una famiglia, tutti amici, tutti fratelli e sorelle. Non è così, il mondo del network marketing è ancora peggio del mondo dell'imprenditoria, perché nel mondo del network marketing c'è un livello di entrata molto basso. Nel mondo dell'imprenditoria fatta a certi livelli, se non hai il grano non fai imprenditoria, quindi non ti confronti con gli altri squali. Nel network marketing con 60 euro, con 100 euro ti prendi una licenza. Quindi ci sono cani e porci nel network marketing, è ancora peggio di persone che hanno tutte paturnie psicologiche, malesseri che te le riversano addosso, tutti questi liquami interiori che li riversano addosso alle persone. È peggio ancora, se non siete cazzuti. Cioè, ve ne ho parlato anche l'altra volta. Vi ho fatto una delle mie ormai miliardi di live, video. Vi ho regalato l'altra volta, veramente, un intervento online dove vi ho spiegato come si contattano gli imprenditori, gli squali, le bestie. Che non si parla con un imprenditore come si parla con un dipendente statale, ragazzi, con tutto il rispetto. Non è così. Comprensione psicologica dell'interlocutore. Questi sono tutti i temi che tratto nel mio primo videocorso. Ok, ve l'ho spiegato, cioè ascoltatelo, fidatevi che è così. Io se vi dico queste cose è perché ho preso tante di quelle mazzate da imprenditori che quando ero più piccolo, sono 10 anni che faccio network, ormai a 23-24 anni mi confrontavo con imprenditori già milionari, cioè sono preso tante di quelle botte e mi hanno fatto talmente tanto male certi imprenditori che tornavo a casa scioccato, però io sono sempre andato sotto con coraggio, no? E raga, questi non hanno pietà. Non hanno pietà né di voi, della vostra famiglia. È brutto a dirlo, lo so che può dare fastidio, lo so che non è bello, lo so che è triste. Però nel mondo degli affari bisogna combattere a viso aperto. Voi dovete avere una sicurezza in voi stessi talmente tanto elevata che non potete neanche immaginare, forse. Se non avete una sicurezza in voi stessi gigantesca, una sicurezza nelle vostre capacità, nelle vostre competenze, quello che conoscete, non raggiungerete mai posizioni di vertice, non costruirete mai un'organizzazione di successo nel mondo del network e pure nel mondo dell'imprenditoria tradizionale, qualora ci fosse qualcuno di voi che magari è spinto un po' di più, qualcuno che magari abbia intenzione di aprire franchising, mettersi in proprio di qua e di là. Avete agganciato quello che vi sto dicendo? Se hai dubbi non sei credibile e le persone, se non vedono convinto te, entrano nel panico e si affidano a chi li rassicura di più. Vedete quello che vi è? 24 anni di sacrifici immensi. Vedete? Provate a dirgli a Fabrizio: Fabrizio, sei una pippa, quello che tu fai è una merda, tutte le cose che tu metti, sei una pippa, non verrai mai da te, sei un pippone allucinante, una persona mediocre. Provate a dire, quello mi mette mai addosso. Tra l'altro qualche cinquina la dà anche sicuramente Fabrizio, perché non è un tipetto proprio molto tranquillo. Se hai dubbi non sei credibile. Sì, quella per esempio è vendita, quello che ha detto Fabrizio, che vi ho detto, che ve l'ho appena letto poco fa. Quella è proprio vendita, per esempio. Cioè, le persone vogliono entrare in contatto con persone che
ne sanno più di loro, con persone che sono più sicure di loro. Cioè, voi entrereste mai in affari con una persona dubbiosa? Con una persona che non sa dove andare? Voi entrereste mai in un network fatto di leader che non sanno dove devono andare, che stanno lì così? Cioè, voi dove andreste? A destra o a sinistra? A sinistra ci sono quelli che non credono in loro stessi, i leader che stanno lì in balia delle onde. E a destra ci sono i leader marmorei che sanno perfettamente dove devono andare, cosa si deve fare, quello che... Voi dove andate? A destra o a sinistra? Andate a destra, cioè è ovvio. Le persone oggi come oggi cercano i competenti. Vogliono le persone oggi come oggi, ancora di più che è pieno di disastri, ok, nel mondo sociale di oggi, cercano i competenti, cercano veramente i leader affidabili. Voi che tipo di leader siete? Cioè, è questo il discorso. Ha voglia a menarsela con tutta una serie di pippe paturni e mentali? Dovete essere sicuri in voi stessi. Volete avere successo e fare qualifiche? 15K di fatturato mensile, Zaffiri, Senior Vice President, Manager, Rubini, Smeraldi da 80K... Volete fare tutte quelle qualifiche lì? 100.000 euro di fatturato in un mese, che non ci vuole tra l'altro niente a farsi 100.000 euro di fatturato in un mese. Tutti pensano che è difficile. È difficile se pensate che lo sia. Cioè, volete fare qualifiche di un certo livello? Signori miei, non esiste leader che abbia fatto certe qualifiche importanti dai 100.000 euro minimo indispensabile, a salire, dai pure 50.000 euro per l'abbono, dai. Che non abbia veramente creduto in se stesso al 100% di qua di là. Ciao a tutti, buongiorno! Buongiorno a tutti! Fatemi vedere un attimo. Clamorosa. Allora, perché è così facile per i maschi alfa incompetenti diventare leader? Adesso vi leggo questa cosa, presa da Forbes, perché Di Gasparo vi duplica informazioni di qualità, non le cagate prese online da Pinco Pallino, e ve la duplico così, quantomeno un minimo, anche se vi passo informazioni, le leggo comunque da giornali di un certo tipo. Forbes non è proprio un giornale da Feynman, ok? Allora, perché è così facile per i maschi alfa incompetenti diventare leader? E perché è così difficile invece per persone competenti, le donne competenti e i maschi beta, avanzare nella carriera? Dopo ricerche rigorose, l'autore arriva alla conclusione che nonostante gli uomini rappresentino la stragrande maggioranza dei leader, in realtà sono meno performanti delle leader donne. Le leader donne sono meglio dei leader uomini. E così gli uomini magari si offendono di qua e di là perché esce fuori l'alfa che è in voi. Ragazzi, io ve lo dico sempre, la donna riesce a fare 480 cose insieme. L'uomo è proprio idiota di suo, non riesce a fare due cose insieme. Cioè, sfido, avanti, fatevi avanti uomini che riuscite a fare più di due cose insieme. Cioè, non esiste l'uomo. L'uomo ne fa una male, le donne riescono a farne 8 meglio di tutte, ok? È così, ci dovete stare. Tenete a bada il vostro alfa. E dove stare? In realtà sono... In effetti, la maggior parte delle organizzazioni identifica il potenziale di leadership con alcuni tratti di personalità distruttivi tipici dei maschi alfa, come l'eccesso di sicurezza in sé e il narcisismo. In altre parole, questi tratti possono essere utili per assumere un ruolo di leadership, ma diventano poi un vero e proprio problema una volta che la persona ha assunto una posizione di vertice. E qui stiamo parlando di eccessiva sicurezza di qua e di là, che non va bene neanche quella, perché poi ci deve essere un limite. E ancora, il sistema premia l'arroganza rispetto all'umiltà e il parlare a voce alta rispetto alla saggezza e all'understatement. Chi non rientra nello stereotipo, ad esempio alcune donne, non tutte ovviamente, o i cosiddetti maschi beta, non diventa leader nonostante ne abbia tutte le competenze
e potrebbe essere un leader migliore rispetto al maschio alfa che tutti identifichiamo come il leader per eccellenza, il maschio alfa. E qui infatti parlano anche di Roger Federer, che ha detto sempre che, insomma, è riuscito a fare, dice sempre che è riuscito a fare quello che ha fatto grazie alla sicurezza in se stesso. Quanti leader invece hanno la stessa sicurezza in sé di Federer senza averne le competenze e nascondono invece con efficacia un vero e proprio vuoto pneumatico? Meditate, gente, meditate. Ovviamente il discorso vale anche per i leader politici di qua e di là, poi fanno anche altri discorsi. Cioè, avete capito? Cioè, ragazzi, ciao Manuel, buongiorno! Ciao Federica, buongiorno! Ecco, Federica, per esempio, che si è connessa adesso, è una donna di un certo tipo. Cioè, una che, perché la conosco, si fa le cose un po' da sola. Cioè, è una che... Cioè, è molto meglio, ok, nel mondo del business essere persone, donne e uomini che si fanno le cose da soli, piuttosto che stare lì sempre a cercare l'imboccata da parte di qualcuno. Ma adesso ho preso Federica come esempio, ma cioè, ce ne sono, insomma, ringraziando Dio, di donne che si fanno le cose da soli. Si fanno le cose da sole. C'è anche, la mia metà. Cioè, lei prende parte e fa le cose, cioè non aspetta qualcuno che le fa, lei parte in automatico. Questa è una cosa che per esempio a me piace tanto, perché stare lì ad imboccare di qua e di là una persona a me a 360 gradi non mi piace. Questo è un discorso poi che vedete si riversa anche nella coppia di qua e di là. Dovete fare attenzione a tutte queste cose, cioè dovete essere sicuri di voi stessi. Dovete essere veramente sicuri di voi stessi e dovete fare dei ragionamenti interiori anche di un certo livello. Dovete fare attenzione a come vi parlate. Quello è un altro problema gigantesco che non tutti riescono ad agganciare. Ma perché non mi fai? Perché problemi ad internet se io sto connesso su Forbes? Nessuna connessione, cioè, ma perché mi devi rompere gli zebedei? Cioè, abbiamo fatto dei contratti milionari per avere la linea a 700.000 milioni di mega connessa, tutto non mi carica Facebook. Cioè, io spero ovviamente, qui vedo che siete tutti connessi, quindi non ci sono problemi, però due palle a me queste cose. Cioè, mi carica sto Facebook e devo vedermi. Niente, non me lo carica, ragazzi, io non ho capito. Se avete domande da fare sull'argomento, fatele, fatemi aprire un'altra scheda. Tra l'altro, avete visto il post che ho pubblicato sulla vendita degli articoli? Cioè, io quando vi dico una cosa, ragazzi, io non sono un leader che parla per aprire la bocca e dare fiato a... Cioè, ve l'ho detto, li devo vendere perché non riesco più a gestire tutte le domande, le cose, quelli di CNS. Forever, voglio comprare i prodotti, come faccio? Mi mandano miliardi di messaggi sulla fanpage, su co... Non posso stare dietro. Molti pensavano che io dicevo queste cose per tirarmela, no? Per stare lì, oh, perché così lui vuole far vedere che è seguito, ma poi in realtà... Screenshot, numeri, 3 mesi di un pacchetto di articoli di un'azienda specifica, 7.000-8.000 visite in 3 mesi, tra l'altro con agosto di mezzo dove tutti stavano in vacanza. Provate a immaginare negli altri mesi cosa succede quando rientrano dalle ferie tutti quanti. Cioè non so cazzate. Quindi tra un po' fate attenzione che ve li vendo, così voi guadagnate, io guadagno, il pagamento sarà annuale, massimo i pacchetti di articoli li vendo a uno, forse voglio fare due leader. Due leader per ogni azienda, però non lo so se lo faccio. Al primo gli do la possibilità di metterci anche il video personale nell'articolo, così gli pompo anche il canale YouTube. Tutte queste crescete ci guadagnate il triplo, ok? E l'altro invece, quello che non paga, quello che paga meno del primo, solo l'articolo, solo i contatti sotto, un uomo e una donna, però non lo so, eh. Non ve lo confermo, fate domande, ci devo pensare col mio team, cose, c'è da fare un sacco di cose, lancio di videocorsi, è un bordello. Per non parlare di tutto quello che faccio già. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
Anella, buongiorno, come stai? A proposito degli articoli, immagino quelli della nostra azienda non siano in vendita o sbaglio? No, al momento non sono in vendita, ma non lo so. Ma non lo so, perché io dal blog ho più fonti, una valanga di fonti di creazione di potenziali clienti, contatti, cose, quindi per me non è un problema privarmi di alcune cose, tanto cioè, guadagno lo stesso, mi entrano miliardi di contatti, no, lo stesso, quindi al momento no. Però non lo so se tra un po' magari metto pure quelli, non lo so. Ciao Stefania, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oh, mi ha caricato Facebook in una nuova scheda, ragazzi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Possiamo festeggiare qua. Incredibile, ma vero. Allora, me la carichi adesso questa live? Che io sono abituato a vedermi gli orari, le cose di quello che faccio. Ok. Quindi, avete capito perché spesso vincono gli incompetenti? Se voi avete in upline, vi faccio anche questo esempio. Se voi avete in upline incompetenti e voi siete i sottoposti, ok, dai, utilizziamo questi termini. Se voi state in downline, sopra avete leader con la qualifica più grossa della vostra e sono incompetenti secondo voi, cioè signori, fate di tutto per rompergli il culo. Cioè, io non voglio dirvelo poi sempre con il francese, però a un certo punto le persone che pensano di sapere di più e di essere più forti di altri devono uscire fuori, devono tirar fuori ste palle. A un certo punto anche basta con le teorie, anche basta con le opinioni, anche basta con inutili giudizi. Dovete uscire fuori. Quindi iniziate a credere in voi stessi come non avete mai fatto. Iniziate a fare visualizzazione tutti i giorni. Iniziate ad avere, ok, un atteggiamento positivo, un atteggiamento mentale positivo nei confronti della vostra crescita, del vostro futuro. Iniziate a lavorare con la mente perché la mente batte le competenze. È incredibile, ragazzi, signore e signori, è quasi assurdo. Lo so, è un concetto che fa un po' girare le palle, però, raga, la testa, la psicologia è la cosa più importante in assoluto. È la cosa più importante. È pieno di leader competenti che guadagnano 2 euro rispetto a quelli che non sono competenti come loro, ma che guadagnano magari 10 volte di più. Caspita, quando è uscito me lo sono perso, lo trovi nel blog, non so di cosa state parlando. Quando escono? Ah, Stefania, quando escono i miei videocorsi? Ah, no, perché infatti pensavo, ho visto risposta a Federica, che poi avete parlato, non me ne sono accorto. Lì sì che ci spenderete dei soldi, non alla roba che si trova in giro. Guarda Stefania, grazie al feedback del commento, per me è motivo di orgoglio quello che dite nei miei confronti, lo sapete che lo apprezzo. E al momento non sono disponibili, ci sono dei percorsi gratuiti. Uno, cioè non sono disponibili all'acquisto i videocorsi. Nel frattempo, anche se sono pronti, nel frattempo andate a cuccarvi il materiale gratuito che trovate sia scritto che video sul mio canale YouTube. Ho messo in piedi 3 videocorsi gratuiti sul mio canale YouTube, che sono 3 raccolte clamorose di tutti i video che ho fatto, che sono argomenti specifici che servono per far partire i distributori, per fare contatti e per lavorare su Napoleon Hill, psicologia, mindset, tutta sta roba qui. Nei prossimi mesi, 60 giorni, 60-90 giorni, finalmente c'è il lancio nazionale ed esco, ok? Esco pubblico con i videocorsi, quindi si potranno acquistare. Va bene? Avete agganciato allora il discorso della sicurezza in voi stessi? È molto importante, ok? Cercate di insegnarle queste cose. Cercate di insegnarle tutte queste robe qui ai vostri distributori. Veramente, è molto importante. Lavorate sulla sicurezza in voi stessi. Se avete difficoltà di credere in voi stessi, di qua e di là, cercate di lavorare con la visualizzazione. Il potere della visualizzazione è un potere immenso.
ci sono tantissime persone che escono da dipendenze, da problemi con la droga, da robe pesanti solo ed esclusivamente grazie al corretto utilizzo dell'immaginazione. Ci sono tantissime scuole che hanno fatto test importanti in America, test dentro centri di riabilitazione, di qua e di là, problemi di alcol, droga con le persone. Hanno fatto studi, test con la visualizzazione, la Bob Proctor Gallagher Institute. Uno dei miei mentori per eccellenza da una vita, Proctor, la Proctor Gallagher Institute, ha fatto tantissimi test, ha provato un sacco di cose con persone che hanno, insomma, problemi, hanno sempre avuto problemi gravi, appunto, droghe, di qua e di là, e hanno avuto successo, hanno cambiato la vita a un sacco di persone, solo con la visualizzazione. Cioè, voi quanto visualizzate durante l'arco della giornata? Non è una cazzata, non sono minchiate queste cose qui. Poi lo so che il mondo che vi circonda, gli amici sfigati che avete, magari la cerchia di amicizie che avete oggi come oggi, ok, intorno a voi non vi stimola a pensarla così. Ma fidatevi che se utilizzate il potere dell'immaginazione nel giusto modo vi cambia la vita. A me è cambiata la vita. Io da quando ho conosciuto The Secret, da quando ho visto What the Bleep Do We Know, da quando ho studiato, ho iniziato a studiare Proctor, Gio Vitale, ho partecipato a eventi di Mike Dooley, in Italia, ho fatto i corsi con lui, Mike Dooley. Da quando ho frequentato tutti questi corsi, ho fatto tutte queste esperienze, fidatevi che mi è cambiata la vita. Io ho sempre creduto molto in me stesso. Sono sempre stato uno molto forte dal punto di vista di personalità, che sa dove deve andare, di qua e di là. Però ero un po' fragilino a livello psicologico, nel senso che mostravo i muscoli, ma poi dentro di me, se qualcuno mi attaccava, soffrivo tanto. E a me questa cosa mi ha sempre dato molto fastidio, perché sentivo un dolore che non volevo sentire, cioè, ok, mi dava fastidio. Allora ho iniziato a studiare delle cose mirate, a fare visualizzazioni tutti i giorni, a leggere libri tutti i giorni, a fare e frequentare corsi, studiare, girare in continuazione, e porca vacca mi è cambiata la vita. Cioè, non è una cazzata, io adesso che finisco qui con voi, a parte che devo fare pure lo spuntino che sono le 11:05 a metà mattina, ma io veramente adesso che finisco con voi lavoro in continuazione. Mi metto tranquillo, a volte in ginocchio, a volte rimango solo seduto, faccio quello che mi sento di fare, ma visualizzo. Molti di voi potrebbero pensare e cadere nella credenza sbagliata che le persone di successo poi a una certa non fanno più niente. È sbagliato. È vero che ho il blog, ho messo in piedi il blog più seguito d'Europa, che faccio miliardi di visite, ho fatto carriera nel mondo del network, il canale YouTube, i video, le cose, ho guadagnato, ho comprato casa, il residence in Kenya dei 4.000 metri quadri, la gente che lavora per noi, e pesce crudo, va bene tutto, ma io oggi come oggi sento il bisogno di fare ancora di più visualizzazione, perché i risultati che ho avuto fino ad oggi, cioè, per me sono la normalità, e voglio cose più grandi. Quindi, per arrivare a livelli ancora più grandi, devo dare con la mente, con la psicologia, devo fare ancora delle azioni. E quindi non mica, cioè, il percorso della crescita personale nell'industria del network marketing non finisce mai, signori. Cioè, è un continuo. Chi si interrompe? Chi interrompe questo processo di crescita, di studi? Chi per mesi non fa un cazzo, cioè, beh, parliamoci chiaro, che non legge un libro, non studiano, non segue i corsi di formazione dei propri leader, magari eventi sul campo, non segue il sistema di qua e di là, non ha successo. Guarda un po', chi segue il sistema, chi si impegna, chi studia, chi legge libri, chi frequenta, chi acquista videocorsi di qualità, quindi studia, cresce in continuazione, chi frequenta i webinar, chi fa corsi offline con, che ne so, il mondo digitale, chi è alla continua ricerca della crescita e dell'innovazione, non manca mai all'appello, non manca mai all'appello, all'appuntamento dello sviluppo personale, riesce ad avere successo. Guardate un po' la casualità, chi studia di continuo, chi cresce
in modo esponenziale studia sempre di più di quelli che non hanno successo. Cioè, non è un caso. Non è un caso. Bene, li aspettiamo. Sì, Stefania, ma tanto quando usciranno i videocorsi, tra l'altro Di Gasparo sta valutando una partnership con dei pezzi da 180 a livello italiano, sono miei amici, vediamo un attimo. Non una partnership che condividiamo i corsi, eh. A livello di lavoro, di sinergia, ognuno ha le sue cose, io non condivido con nessuno i miei corsi, ok? Però nasceranno delle belle collaborazioni che vi porteranno vantaggio. Chi fa parte resterà al centro di Planet di Gaspar avrà dei vantaggi. Ve l'ho sempre detto, lo sapete che quando apro bocca e vi prometto una cosa la faccio. Non sono un cazzone, ok? Quanto tempo dura la tua visualizzazione? Allora, la mia visualizzazione, Gabriele, dura almeno 15 minuti. Io ogni mattina, appena apro gli occhi, il mio primo pensiero è sentirmi il corpo, per rendermi consapevole del fatto che mi sono svegliato. Subito dopo chiudo di nuovo gli occhi, ma rimango attivo, sveglio e mi concentro sulla sensazione del mio desiderio realizzato, sulla sensazione, sulla vibrazione dell'obiettivo raggiunto. Appena mattina e la sera prima di andare a letto, perché la mattina e la sera l'inconscio è più si lava meglio, lo influenzate molto di più, è più influenzabile appena mattina perché è ubriaco, non capisce. Quindi voi ne dovete approfittare per infilarci dentro le informazioni che desiderate. E poi durante l'arco della giornata visualizzo almeno 15 minuti, a volte anche 10 minuti. Dipende se raggiungo subito l'obiettivo e rimango su quella frequenza vibrazionale. A volte non ce la faccio in 10-15 minuti, magari duro 20 minuti, 25 minuti, 30 minuti anche. Cioè mi prendo il mio tempo, ok, Gabriele? Cioè, questo è il senso. Domanda off topic. Stefani, vai tranquillo. Sapete che quando non si fanno domande inerenti all'argomento che tratto, potete anche divagare. Stiamo insieme. Lo sapete che questo è uno dei modi per parlare con me. Quindi, c'è un modo per fare rete all'estero anche se l'azienda non ha una sede in quella nazione estera? Hai fatto una domanda che se ti rispondo, io di queste cose ne parlo in consulenza. Perché parliamo di cose illegali. Comunque sì, si può fare. Si possono fare. Si può fare, certo. La stragrande maggioranza dei paesi che vengono aperti dalle industrie di network prima di essere in regola con le regole operative vigenti nel paese che ospita questo nuovo network, ogni volta si è illegali. Quindi sì, si può fare. Ci sono dei modi, delle strategie per farlo. Però bisogna avere dei contatti giusti, cioè non è una cosa, Stefania, che puoi fare da sola. Ecco, tu da sola, se dici, guarda, studio, mi metto lì, porca vacca, adesso voglio aprire una nuova nazione, non puoi assolutamente farlo da sola. Non perché tu, Stefania, non hai le capacità, eh. Cioè, non sto dicendo questo, sicuramente sei una brava leader, formata, che sa bene quello che deve fare, però c'è bisogno di un team. Cioè, per fare queste cose c'è bisogno di un team. Io stavo per organizzare navi, cose. Fatemi stare zitto che è meglio, che poi chissà chi vanno in mano questi video. Allora, Davide, buongiorno. Scusa, sono ignorante. Cosa intendi essenzialmente con visualizzazione? Non mi occupo di network, ma è interessante quello che dici sul mindset. Allora, Davide, visualizzazione, vediamo un attimo. Ah, ok, è simile alla meditazione, infatti avevo capito che avevi già risposto. Sì, Davide, è quasi simile alla meditazione. Esatto, è quasi simile alla meditazione. Però la visualizzazione è un concetto
che si può agganciare in qualsiasi ambito della vostra vita. Volete la donna dei sogni, volete l'uomo dei sogni, volete il rapporto dei sogni, volete il viaggio dei sogni, volete il business dei sogni, volete fare una qualifica particolare nel mondo del network, volete fatturare tot decine di migliaia di euro, volete fare quello che vi pare, volete diventare famosi, finire sui giornali. Voi potete utilizzare il potere della visualizzazione. La visualizzazione è uno dei più grandi poteri di questo pianeta. Noi non siamo pelle. Questo è tutto falso. Non esiste quello che state guardando. Queste mani, questa mano non è una mano. In realtà, lo sapete? Non è una mano questa qui. Perché non è una mano? Perché questa è energia. Se mettete sotto a un microscopio la mano, andate a fondo, andate a fondo, andate a fondo, particelle, cellule, atomi, energia. Noi siamo fatti di energia, noi siamo vibrazione. Avete capito? Se voi inizierete a vibrare sulla stessa frequenza del vostro sogno, del vostro obiettivo e proverete la sensazione di aver realizzato, aver raggiunto l'obiettivo di qua e di là, lo farete dando la giusta continuità, voi raggiungerete il successo. È inevitabile. Potete anche vivere nelle favelas brasiliane, se così si chiamano, ed essere dei pezzenti che se visualizzate il successo di qua e di là, l'universo, Dio, chiamatelo come vi pare, si organizzerà in modo tale da darvi l'opportunità, la chance per arrivare dove voi desiderate. Poi non si sa quale sarà la cosa, magari vi arriverà una lettera, magari non si sa. Voi preoccupatevi del cosa, ve lo dico sempre, voi dovete preoccuparvi del cosa, il come ci pensa l'universo, ci pensa Dio, ci pensa, chiamatelo come vi pare, ok? Voi preoccupatevi del cosa diavolo volete, cosa volete. Visualizzatelo, provate la sensazione, fatelo con continuità e raggiungerete il successo. Tutto si materializzerà, tutto si manifesterà. Questo vi aiuterà tantissimo nella sicurezza in voi stessi, non avrete più paura, non avvertirete più quel senso di incertezza, di insicurezza, di dubbio. È meraviglioso, voi non potete immaginare come vi cambierà la vita con la visualizzazione, voi non potete immaginare, a me me l'ha stravolta la vita. Concordo pienamente. Da quando sto promuovendo e sperimentando la legge dell'attrazione, la visualizzazione, la programmazione tutti i giorni con costanza, mi si sta stravolgendo positivamente la vita. Vedete le testimonianze delle persone che lo fanno, che quello che vi dice Riccardo Di Gasparo non è fuffa, non sono cazzate, le cose che vi insegno sono vere, cioè valgono, che se le mettete in pratica veramente avete successo, vi cambia la vita. Non so cazzate queste. Sono 10 anni che mangio merda tutti i giorni per crescere, per migliorarmi. Ho fatto anche carriera, lo sapete poi. Ho visualizzato anche il successo del mio blog. Io voglio, ve l'ho sempre detto, almeno 1 milione di visite all'anno. Il minimo indispensabile, 1 milione. Voglio impattare 1 milione di persone all'anno. Sono già a mezzo milione, 600.000 persone all'anno impattate dal mio blog. Manca poco al milione. Quando farò 1 milione, punto a 3 milioni. 3 milioni di persone all'anno. Ieri sera persone che non sapete che soddisfazione, ma perché le persone, uno mi ha scritto di Amway, sono appena entrato in Amway, ho letto questo tuo articolo e mi sono rassicurato molto. Adesso sto veramente bene, grazie che l'hai scritto. Cioè, non potete immaginare la gioia. Oltre ovviamente i soldi, i guadagni, perché noi ve lo faccio a gratis, cioè non siamo ipocriti, però non potete immaginare che gioia. Tutto questo grazie alla visualizzazione. Appena ho iniziato a mettere in piedi il blog, avevo mille dubbi, ma non l'ha fatto nessuno. Come fai, ti pare che sono io il primo a livello mondiale a fare una roba del genere? Perché ho analizzato i competitor, il mercato, di qua di là, mille dubbi, incertezze. Mi sono relazionato con un po' di colleghi, ma ti pare. Ma lì ci vogliono anni per avere successo e poi solo una piccola percentuale riesce ad avere successo veramente con i blog a livello mondiale. Io fossi in te punterei in altro. Sicurezza in me stesso, vi rompo il culo, andate a cagare tutti. Perché io poi ragiono così, quando mi stabilisco gli obiettivi non ascolto più nessuno, un treno, ok, faccio così, vado dritto. Boom, 600.000 visite all'anno, contatti in automatico.
Tra poco, appena attivo tutto con i videocorsi, ci saranno più videocorsi, vendite in automatico, lo so, sarà così. Perché con milioni di visite ti pare che, cioè, capite? E lì si collega tutto, poi tutto si unisce. Ma dovete partire, prima di realizzare un grande obiettivo, prima di raggiungere il successo, dovete essere fortemente motivati e dovete credere in voi stessi e nelle vostre capacità, sempre e comunque. Mi sento una macchina inarrestabile, sono questioni di tempo. Continua Miriam, tutto questo lo devo a te e ai tuoi preziosi consigli. Cuffiette nelle orecchie 4-5 ore al giorno. Grande Miriam, grazie del tuo feedback. Ma lo sapete che io ve lo dico, io le cose che vi insegno e che vi dico veramente so che vi portano dei risultati perché io l'ho fatte prima di voi. Cioè non vi sparo le cazzate solo per fare una scena online, ormai penso che l'avete capito, no? Tutto il materiale che trovate sul mio blog, i videocorsi che farò anche in futuro, sarà tutta roba mirata che se, cioè, quella è la roba che vi serve per avere successo, punto. Cioè zero minchiate, capite? Basta poi applicare. Mettere in pratica queste informazioni. Miriam è una brava che mette in pratica quello che uno gli dice e fa un... Lei è anche predisposta, tra l'altro, a fare certi ragionamenti psicologici di qua e di là, quindi avrà un enorme successo, gigantesco successo a breve, se continua così. 4-5 ore al giorno, poi l'ideale, le cuffiette, perché andate ad influenzare l'inconscio, si attivano tutta una serie di cose. Le connessioni neurali all'interno del vostro cervello, sapete, no? Connessioni neurali, con i neuroni, sinapsi, cose, si instaurano le giuste connessioni neurali fatte dai giusti pensieri, prendono sempre più piede, diventano sempre più forti e poi iniziate a pensarla in quel modo. Di conseguenza diventate quel pensiero, di conseguenza voi raggiungete lo stato di essere. E quindi di conseguenza si manifesta la vita dei vostri sogni. Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno. Visualizzi una sola cosa o più cose che vuoi ottenere? No, una sola cosa, specifico. Io adesso, per esempio, il mio prossimo obiettivo, ve lo dico tanto, cioè, non ho paura di niente. Perché a volte vi dicono, tenetevele per voi queste cose, invece una tecnica dello sputtanamento funziona. Io voglio raggiungere il mio prossimo obiettivo 1000 euro nette al giorno. Quindi i miei primi 30k fissi netti al mese. Ok? E quindi sto visualizzando 1000 euro al giorno. Sto visualizzando le notifiche sul telefono che mi arrivano. Dun, dun. Cioè, tutta. Io poi mi faccio i miei ragionamenti di quei di là. Poi troppo non posso dirvi perché poi questi video indifferita, li guardano anche i miei competitor, pensano di essere i miei competitor, ma poi non sanno che non sanno un cazzo in realtà di tante cose, però fa niente. Io poi lo dico apposta perché poi quando se le riguardano, dicono, ah, vedi questo bastardo di Gasparro che ha detto queste cose. Sì, lo so, ragazzi, il vostro fegato sarà sempre più gonfio se continuate a seguirmi. Preoccupatevi di focalizzarvi sulla vostra vita, non state dietro a fare gli hater dietro di Gasparro, tanto non funziona, non vi inchiappetto di pezza. Cioè potete scrivere online quello che volete, dire su di me quello che volete, non me ne fotte, cioè capite? Voi dovete fare così. La differenza tra te e gli altri, tu lo fai con passione e poi per soldi, gli altri solo e soltanto per soldi. Il tuo entusiasmo su questi argomenti è contagioso, ti vengono da dentro, gli altri no, sono solo razionali, tu vai di pancia. Sì, questo lo ammetto, è una cosa che mi piace molto di me. Io non a caso non mi preparo mai niente, non ho fogli scritti, vado tutto di stomaco. Non a caso, a volte, tra l'altro, nei miei millemila pensieri mi intrippo anche in diretta, a volte tipo cambio discorso, ma è normale, io ragiono di stomaco, voglio lavorare così e sono molto contento che voi recepite il tutto che vi piace. Grazie Stefania. Quindi visualizzi un obiettivo fino a quando non l'hai raggiunto. Sì, Gabriele, un obiettivo. Ossessionati, dovete essere ossessionati. Ossessionati, non dovete pensare ad altro. Laser focus, dagli occhi laser rossi di Superman verso l'obiettivo. L'energia va dove va la vostra attenzione, dice la legge.
L'energia va dove va la vostra attenzione. Quindi attenti a quello che pensate durante l'arco della giornata. Tra l'altro questo è uscito, su training tra sicurezza in se stessi, perché vincono gli incompetenti. Di qui è uscita una lezione anche sul mindset, di qui la devo cambiare il titolo. Poi cambierò anche il titolo. Ok, dovete essere ossessionati, è così. Se non siete ossessionati non raggiungerete il successo. Se pensate in modo corretto, correttamente, una volta durante l'arco della vostra giornata e poi durante il restante arco della giornata pensate negativo o siete dubbiosi o vi fate le pippe mentali, chi si è connesso? O vi fate le pippe mentali di qua e di là, non va bene. Il segreto sta nella continuità. Dovete sintonizzarvi sulla giusta frequenza e dare continuità a quella frequenza, di conseguenza a quell'energia vibrazionale che plasmeranno prima il vostro inconscio e di conseguenza l'ambiente circostante. È così. È così. Vi consiglio di seguire anche uno dei miei maestri che non conosce nessuno. Questa è una cosa rarissima che vi sto dicendo, mi sembra che ve l'ho accennato una volta, però adesso ve la dico in modo netto, dai, perché tanto condivido con voi valore a tonnellate in questi incontri online, lo faccio perché mi va. E seguite anche uno dei miei maestri supremi, comprate i libri, ok, di Neville Goddard. Neville Goddard, dovete comprare i suoi libri, tutto quello che trovate online su Neville Goddard, signori, va studiato. Secondo me è ancora più pratico e più incisivo addirittura di Napoleon Hill, cioè devastante. Io quando l'ho scoperto ho avuto uno shock proprio. E fidatevi che per scioccarmi io, cioè, dopo 10 anni che ho studiato l'impossibile, triliardi di libri, corsi e cose, Stati Uniti, Las Vegas, cioè fidate che ce ne vuole per scioccare me, per scioccare di Gasparro. Cosa ne pensi della tecnica dei 101 desideri di Igor Sibaldi? Igor Sibaldi lo apprezzo tantissimo e penso che è straordinaria. Tutto ciò che esce dalla bocca di Igor Sibaldi io lo supporto a prescindere. Anche le cose che non ho studiato, che non ho sentito di Igor Sibaldi, a scatola chiusa dico che Igor Sibaldi è un grande. Vedete che, cioè, ve ne parlo in modo molto aperto, se mi fate le domande intelligenti e volete sapere delle cose di Gasparo vi risponde, vedete? Antonella, buongiorno! La cosa che non va bene di tutta sta faccenda del business network ed essere imprenditori e che si fa di tutta un'erba un fascio. Faccio un esempio: il network è per tutti. No, minchia, il network è per tutti. Chi è che dice sta roba, Antonella? Il network non è assolutamente per tutti, il network è per pochissimi, potenzialmente è per tutti, ma in realtà è per pochissimi, fatto a certi livelli parlo, poi per le entrate un po' piccoline così, 100, 200 euro, 500 euro possono fare più persone, però è tutto tranne che per tutti il network, cioè proprio non, assolutamente. I libri sono in italiano, penso di Neville, stavi dicendo Gabriele, intendevi quelli, ce n'è di materiale, ce n'è di materiale, dovete fare ricerca. Molte volte io non completo le informazioni che vi do per spronarvi ad agire, perché io posso anche mettervi i link, posso dire no ragazzi, ok, andate qui, però non voglio lavorare così con voi, io con tutto il mio pubblico, con tutti i fan che mi seguono sul canale YouTube, siete sempre di più di quel blog, io voglio avere un atteggiamento specifico, cioè voglio farvi da coach il più possibile, cioè ogni cosa che vi dico deve essere mirata e anche le azioni che non faccio volontariamente con voi sono studiate per permettervi, per darvi la possibilità di fare quel passo in più. Fate ricerca, ve lo dico sempre, ve ne parlo anche dentro sul corso gratuito scritto che trovate sul blog, la pagina inizia da qui, nuovo inizia da qui, parti da qui, non mi ricordo manco più come si chiama, ve ne parlo negli articoli, fate ricerca, lo dico sempre, fate ricerca.
Il network è per tutti, ma non tutti sono per il network. Stefania, hai detto proprio una cosa, la legge, brava. Sì, adesso vado a cercare il materiale e ordino i libri. Bravo Gabriele, assolutamente sì, fallo, ti cambierà la vita. Poi tu sei uno che ha tanta esperienza, quindi dacci dentro con la psicologia. Dovete darci dentro con la psicologia. Voi dovete credere in voi stessi più di tutti. Non dovete aspettare qualcuno che vi dice io credo in te, è una cosa rara, è una cosa rarissima. Non sapete, io da quando sono nato ho sentito quella parola, io credo in te, penso due volte. Cioè, fidatevi, non dovete aspettarvi che gli altri, non dovete aspettare che gli altri arrivano da voi a dirvi bravo, io credo in te. La gente, nella stragrande maggioranza dei casi, purtroppo non frega un cazzo di voi, non gliene frega niente. Ecco, poi lo so, è brutto, è così. Agli altri non gliene frega un cazzo di voi. Qualcuno doveva arrivare a dirla questa cosa. Qualcuno doveva dirla questa cosa ormai. E quindi voi dovete partire sempre da voi stessi. È passata, fatto così. Vuoi farti vedere? In condizioni quasi così devastanti? Guarda che condizioni sto, anzi io posso vedere. Se vuoi farti vedere, non so, vedi tu. In netto, sì, io adesso vado a cercare il materiale. Bravo, esatto. Si rischia di prendere per il culo i distributori. Brava Antonella, è un rischio gigante. Fare ed essere imprenditore è un duro lavoro. Un continuo crescere, studiare, fare, dire, proporre, migliorarsi di continuo e poi, ahimè, anche essere spietati. Cioè, purtroppo bisogna essere anche spietati in alcuni casi, sì. Il mondo del business mi viene da pensare nel film presente Wall Street, The Wolf of Wall Street, sicuro dovreste guardarlo. Ma se vincono gli incompetenti, tu chi sei? Ragazzi, gli incompetenti, tanti incompetenti vincono, ve l'ho detto perché? Perché credono di più in loro stessi, ci credono molto di più di voi. Così, gli incompetenti di solito credono molto di più in loro stessi dei competenti. Ma la valutazione la mando. No, non penso sia una provocazione. In ogni caso, se hai fatto la domanda a me, Antonella, tu chi sei? Io ovviamente sono tutto tranne che un Comunque incompetente. vincono anche gli incompetenti, non solo gli incompetenti. No, certo, vincono anche e soprattutto gli incompetenti, ma vincono ovviamente anche i competenti. Cioè, è chiaro, non è che poi siamo capitanati, cioè questo mondo è capitanato solo da immense pippe, cioè, è ovvio che ci sono anche quelli competenti. È chiaro, ok? Dai ragazzi, ma che ora abbiamo fatto? Stamattina è chiacchierata assurda, 1 ora e 3. Dai ragazzi, io devo fare spuntino, sono le 11:30, è tardi. Non leggo nessun'altra domanda, chiudo all'improvviso e basta. Registratevi al canale YouTube, mi raccomando, attivate la campanellina se volete ricevere le notifiche. Stesso discorso sulla fanpage, commentate, fatevi sentire, condividete questo materiale come sempre con i vostri migliori distributori. Possibilmente non fate i tirchi che vi tenete tutte le informazioni per voi perché bisogna duplicare certe informazioni. Da Riccardo Di Gasparo a tutti, io faccio lo spuntino, ciao a tutti, sì, ora devo scappare, tardi, sono 18 ore che siamo online, ciao!